Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Sottoterra a vuoto di Daytona. Sì, ho cambiato gli occhiali, finalmente è tornato KK1 dopo mesi di assenza totale. Infatti credo che non abbia postato nulla su Instagram per 4-5 mesi. Poco prima aveva caricato una story in cui diceva che la sua musica non sarebbe uscita fino al 2023 almeno. E sinceramente mi puzzava un po' di cazzata, ma non tanto perché non ci credessi, ma perché stare così tanto fermi sul mercato musicale ad oggi è un suicidio. Ormai esce un singolo, dopo un mese diventa vecchio, la gente vuole roba nuova, e stesso discorso si può fare anche con gli album. Poi qualche giorno fa, circa una settimana, si è rifatto vivo, ha caricato uno snippet su Instagram di una traccia che si dovrebbe chiamare Fresco, che in questo caso mi sa che non è questa, e poi 2-3 giorni fa è andato sempre in live su Instagram spoilerando 7-8 canzoni, quindi facendo capire che comunque, nonostante sia stato assente e lontano dai social, musicalmente ha lavorato e tanto. Quindi mi aspetto un suo progetto a breve, o almeno me lo auguro. Ho anche aspettato un po' per fare questa reaction perché sapevo che oggi, data in cui sto registrando questo video, 14 aprile, usciva il video su YouTube. Infatti reacteremo anche a quello. Senza perdere troppo tempo, ascoltiamo la canzone. Non mi conosci, però ci siamo visti nei tuoi sogni. Bella tutti. Tutti i miei che sanno che io non tradirei. Mamma che sound. Non parlare come fossi uno dei miei. Casa è piena di moda, okay. Faccio sceglierla i miei. Messo soldi sotto terra, sotto vuoto. Ok. Fighissimo il video. Vuoto, non fai un euro. Ora ho soldi in tasca. Prima ce li avevo in testa. Sembra il flow di Sfera. Lo stesso. Ritornello hard as fuck. Io non tradirei. Perché non lo mamma, sei. Il video è bellissimo. Il video è bellissimo. Mamma mia. In giù e poi non lo trovano più. E so che lo vorresti mordermi come tutte queste serpi. Ehi. Allora, il pezzo è una hit, il video è bellissimo. Sono andato proprio adesso a controllare se effettivamente lui ha firmato per qualcuno. C'è scritto KK Company, quindi immagino sia ancora indipendente. E per fare un video così da indipendente ce ne vogliono di soldi, ve lo assicuro, perché è proprio fatto benissimo. La canzone l'ho aggiunta alla playlist che ho sul rap barra trap italiana, ve la lascio qui in descrizione insieme a tutti gli altri link, veramente bella. L'autotune che usa in certi punti mi ricorda molto quello di Oltre un buco, traccia più o meno vecchia di un anno, che ai tempi si prese anche un pochino di merda, comunque non solo commenti positivi. A me piacque, ma in questo caso è applicato davvero bene. Bella anche la produzione di Back on the Night. Davvero, un ritorno così non me l'aspettavo proprio. Il minimo mi sembra almeno citare chi ha fatto il video. Mi dicono una produzione The Hills diretto da Gianmarco Boscariol e Davide Piras. Complimenti, mi dicono ovviamente, è questo il mio telefono. Veramente tantissima roba. Lui già con il video di Bro secondo me aveva alzato l'asticella, perché comunque video così ben fatti e diretti in Italia ne ho visti pochi sinceramente. Lui è un immaginario veramente fighissimo in tutto e per tutto, e secondo me ora sta anche iniziando proprio a strutturarlo per bene su un altro livello. Aspetto tantissimo un suo progetto ufficiale come un album, perché lui ha solo droppato qualche singolo, e l'EP KK1, che tra l'altro ha pure rimosso da Spotify, ha dimostrato di essere veramente forte. Però aspetto un progetto più concreto come un album, perché personalmente io riesco a giudicare un artista a 360 gradi solo dopo aver ascoltato un disco, e dire che questa è l'unica cosa che manca a Daytona anche per affermarsi come uno dei big nella scena. Che poi in realtà lui nell'ultimo periodo, se penso a tracce come Bro, qualche ultimo feat che è uscito, non voglio dire che mi abbia fatto un po' cadere l'hype, però di certo non mi era più apparso forte come quando era esploso. Ma ora questo singolo buttato così, con questo video, con tutto questo immaginario che si è creato attorno a lui, mi ha di nuovo rialzato l'hype a mille. Spero vivamente che droppi qualcosa, chiaramente prima del 2023, perché non voglio aspettare così tanto. Voi cosa ne pensate? Il pezzo vi è piaciuto? Cosa ne pensate di Daytona, del video e di tutto? Sentitevi liberi di scrivermelo qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina per non perdervi altre reaction o altri video e tutto quello che carico qui sopra. Come sempre qui in descrizione trovate anche tutti i miei vari link alla playlist, ai miei social e via dicendo. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat. Tutti i miei case sanno che non tradirei.